Buonasera, buonasera a tutti dal vostro professore di vita, Enrico Capaci. Benvenuti in una nuova lezione di vita. Io sono qui per dire: viva la diva del tubo! Viva la diva del tubo! Viva la diva del tubo! Cari eroi, care eroine iscritte al mio canale, benvenuti e benvenute. Per chi non mi conoscesse, lì vedete un cartello di uscita di emergenza e uno anche qui, perché questo canale è un'uscita di sicurezza. Un'uscita di sicurezza per salvarsi da questo mondo di pecore. Ma veniamo a noi, perché viva la diva del tubo? Perché viva la diva del tubo? Innanzitutto, qua ho messo tra le schede il suo video che ho visto poche ore fa, perché è straordinario. Dopo guardatelo tutti, è veramente bellissimo. E sono qui ancora a dirlo, veramente complimenti Diva. Bravissima. Grande, grande, grande. Questo video della Diva vale più di 3-4 mila video della Sindina, di Pepper Chocolate, di Kiss and Make Up. Cioè 3 mila video loro non valgono nemmeno la metà di questo video della Diva. Davvero complimenti. Devo essere sincero, io ho aperto quel video e all'inizio non mi stava piacendo, i primi 2, 3, 4, 5 minuti stavo dicendo no, ma perché parla sempre di denaro? Parla di plebei, come se chi ha pochi soldi è un plebeo, chi è ricco invece è una gran persona. Stavo per fare un video, ma un video critica. Poi dal settimo, ottavo minuto in poi, fino alla fine, veramente standing ovation. Dovete guardarlo a tutti i costi quel video, perché sembra un mio video, sembrano le mie parole. E quelle cose che lei dice sono fondamentali, cioè in quei minuti dall'ottavo in poi c'è tutto. Le cose che più contano nella vita. Capire quelle cose, introiettarle, significa capire ciò che conta nella vita. Che capire quei minuti significa capire come stare bene, come, non dico diventare felici, come essere felici, ma come essere sicuramente meno infelici. Viva la diva, sono contento che ci siano youtuber che comunque ha 80.000, 100.000 iscritti, che dica certe cose. Allora, la cosa principale, dopo guardatelo il video, tutti, lo linko anche in descrizione, la cosa principale che dice è questa: va bene porsi obiettivi, però l'obiettivo non va vissuto con ossessione, non bisogna pensare io mi pongo gli obiettivi così se li raggiungo sarò felice. No, l'obiettivo non deve essere il mezzo per diventare felici, altrimenti l'obiettivo diventa un'ossessione. Viene vissuto con sentimenti negativi, nel senso, l'obiettivo è la felicità, il traguardo, se lo raggiungo mi porterà alla felicità, e quindi c'è un'ansia, perché se fallisci, poi appunto hai paura di essere un fallito, cioè c'è una rincorsa verso il raggiungimento degli obiettivi per paura, altrimenti di essere dei falliti. Invece no, l'obiettivo va bene che ci sia, ma deve essere un qualcosa di più, perché la felicità sta dentro di noi ed è indipendente dagli obiettivi, dai traguardi che raggiungiamo. Ed è proprio così, lo dico sempre. Cioè, l'autostima, lo stare bene, l'essere felici non è nient'altro che amore per se stessi. Essere felici vuol dire amare se stessi, volersi bene. E ci si vuole bene anche se, per esempio, si falliscono tutti gli obiettivi. Tutti. Mettiamo che una persona si pone nella vita 50 obiettivi, li fallisce tutti, mettiamo paradossalmente, può stare bene, può essere felice lo stesso. Oppure una persona è infelice, sta male, si pone 50 obiettivi, li raggiunge tutti, continuerà a essere infelice. Quindi ragazzi, se siete infelici, e questo è il messaggio della diva, se state male, non iniziate ad avere l'ossessione, oddio, se mi devo porre gli obiettivi così inizierò a stare bene, perché starete sempre male anche se li raggiungete, perché lo stare bene dipende dal volersi bene. E la diva si dice, grazie al cavolo, e come si impara a voler, allora a volersi bene, ad amarsi? È un qualcosa che ha radici antiche, soprattutto deriva dalla nostra infanzia, il rapporto con i genitori. Se per esempio i genitori ti hanno detto per anni e anni non vali niente, sbagli tutto, non sai fare niente, questa cosa ti condizionerà in futuro, perché ha abbassato il tuo livello di autostima, non te l'ha fatta crescere l'autostima. E anche se tu razionalmente magari non pensi a... mia mamma mi ha detto che non valgo, mio babbo mi ha detto che non valgo e quindi io non valgo. Non ci pensi neanche, ma però emotivamente è quella cosa lì. Allora, tu potrai fissare anche mega obiettivi, li raggiungi. È chiaro che raggiungi un obiettivo, ti senti gratificato, che bello, ho raggiunto un obiettivo. Ma se hai quel vuoto dentro, poi ritorna
Oh, io sto ancora male, mi pongo un altro obiettivo, gratificato 5 secondi, ah, sto ancora male. E allora è fortunato chi invece non ha quel vuoto interiore perché è stato amato nel modo giusto da bambino. Se non si è stati amati nel modo giusto, si ha poca autostima, bisogna lavorare per farla crescere questa autostima. E la diva dice, per esempio, innanzitutto razionalizziamo. Io emotivamente, inconsciamente, ho questo vuoto, sento di non valere, ma devo capire che anche su queste difficoltà, queste paure, non è vero che non valgo. Uscire dai falsi pensieri. Ed è quella la cosa straordinaria che dice la diva, che io dico sempre. Molto spesso la nostra vita è condizionata da falsi pensieri. Pensieri malati generano malattie, generano emotività precarie. Cambiare il modo di pensare, smetterla di essere condizionati da quello che ci hanno detto i genitori, la società, è la chiave per iniziare a stare bene. Non dall'oggi al domani, ma iniziare per giorni, per mesi, per anni a pensare in modo diverso, piano piano staremo bene anche emotivamente. Ma la chiave è quella, l'obiettivo per la diva è una cosa in più. La diva si pone degli obiettivi, e non è che dice, ah che bello, adesso raggiunto sono felice, era felice già prima, l'obiettivo è uno sfizio in più, punto. Poi chiaramente ognuno è diverso, no? Quindi ognuno avrà il proprio sfizio, per esempio a me non interesserebbe avere 3.000 euro al mese, 4.000 euro al mese, non mi interessa. La diva magari sì, se riuscisse ad arrivare con YouTube o con i suoi video fetish a 3.000 euro al mese, 5.000, 10.000, magari gli farebbe piacere come sfizio. A me no, a me magari interessano altre cose. Ognuno ha il proprio sfizio in più. Non ci deve essere, no, il copione, tutti devono fare la stessa cosa. La diva dice, un modo per fare i soldi, per chi è interessato a fare i soldi. Se uno non vuole fare tanti soldi in più, a parte per sopravvivere, si dedicherà a altre cose. Ma tutti gli obiettivi, che siano i soldi, che sia anche l'amore, che sia un rapporto di coppia, che siano le amicizie, che siano lavori, che siano passioni, non devono mai essere cose su cui basare la propria felicità. Ma non per un discorso di moralismo, perché non sarai mai felice se basi fuori da te la ricerca della felicità. La ricerca della felicità è una questione di rapporto con noi stessi. Bisogna lavorare su quello. E allora sì, una volta che riesci a stare bene con te stesso, ti poni un obiettivo e l'obiettivo lo vivi più easy. Mi piace benissimo la parola easy, gli obiettivi vanno take it easy, con leggerezza, non oddio l'obiettivo, con tranquillità. C'è anche così meno ansia e meno stress. Ovviamente ok, c'è un obiettivo, impegnarsi, altrimenti è ovvio che se non fai niente non lo raggiungerai. Però è anche importante capire che anche se non raggiungerai, non sarai un fallito se tu stai già bene con te stesso. Poi chiaramente potrei dire, qualcuno forse ha detto nei commenti, la diva dice i suoi genitori le hanno insegnato fin da piccola che volere è potere. Su questo si può discutere. In ogni caso uno non deve neanche avere la fissazione, per esempio, di per forza avere successo. Ma credo che la diva la pensa allo stesso modo. Una persona vuole avere successo come sfizio, se è solo uno sfizio non è un'ossessione. Pensare che il successo nella vita sia tutto, perché così solo così sei felici, è un grave sbaglio. Sono contento che la diva abbia parlato proprio di take it easy. No ossessione, bisogna avere brama di denaro, brama di successo. Se a voi interessa il successo, un po' di denaro, gusti vostri, lo fate, ma non con ossessione. A me piace la pesca, a me piace, che ne so, scrivere libri, non deve essere, anche quello va preso easy. Perché è vero che io ho sempre detto che le passioni, parliamo anche di passioni, non sono semplicemente sfizi. Le passioni sono tanto nella vita, perché ti permettono di tirare fuori parti di te. Però non bisogna essere dipendenti nemmeno dalle passioni. Paradossalmente una persona, con un amico, con una fidanzata, in 3-4, potrebbe essere chiusa anche in un garage per 50 anni e se sta bene con se stessa, sta bene anche lì, continua a volersi bene. E se una persona si vuole bene, tra l'altro, è anche più capace di volere bene agli altri. Bene ragazzi, allora io spero che questo mio video vi sia piaciuto. Divette, divetti, se avete visto anche voi questo video e mi conoscete per la prima volta, benvenuti anche voi. Spero che vi iscriverete al mio canale e niente, invito tutti quelli che non l'ho visto a guardare ora. Chiudete questo e andate a vedere il video della diva. I primi minuti magari non vi diranno niente di che, ma dal settimo, ottavo in poi fino alla fine, spettacolo puro. Ripeto, parla diva, sembra che sia Mister Nichilista a parlare perché non sono al 99% dei miei pensieri, sono il 100%. I primi minuti,
Era un po' così, storceva un po' il naso, soprattutto quando parla di plebei, perché mi dava l'idea, quindi uno che ha pochi soldi è un plebeo, uno che è ricco non è plebeo. Poi si capisce che non intendeva questo. Se uno è coglione anche con 1 milione di euro. Fondamentale capire questo. Bene, Diva, sono contento che tu abbia fatto questo video, perché non so se ti ricordi, anni fa, noi sotto un video, avevo una piccola, così, una piccola conversazione, spero che tu, Diva, sia arrivato alla fine di questo video e mi stia sentendo. Io ti avevo detto, guarda che rifarsi, per esempio, tramite la chirurgia plastica non porta alla felicità. L'idea che una si rifà e sarà felice. Tu mi hai risposto, certo, ma infatti uno non deve basare la propria felicità sull'aspetto fisico. La felicità la si deve basare sul raggiungimento di obiettivi, di traguardi, di scopi nella vita. Così mi avevi risposto. Quindi sono contento che col passare degli anni, ero 5 anni fa, hai capito anche tu che in realtà gli obiettivi devono essere un qualcosa in più. Un po' come se mai farsi un lifting è un qualcosa in più. Non è la felicità, nemmeno l'obiettivo. Ed è bello, no? Che con gli anni si maturano si matura appunto e cresce la propria profondità di pensiero, non per un discorso, per poter dire oh che bello, guarda come ora sono saggia o sono saggio, che pensieri fighi, intelligenti che ho. No, è per un discorso di imparare a vivere meglio e riuscire anche a dare agli altri consigli positivi per vivere meglio. Non so se ti ricordi quell'episodio di anni fa, ma magari ti ricordi se anni e anni fa magari tu pensavi che gli obiettivi erano la felicità. Poi hai capito che in realtà se uno è felice anche se li fallisce gli obiettivi. E se uno sta male perché ha poca autostima, può anche diventare presidente della Repubblica e starà male. Questo voglio che sia il messaggio finale. Se tu sei infelice e hai poca autostima, caro Giovanni, cara Claudia, perché hai dei vuoti dentro e diventi presidente della Repubblica, presidente degli Stati Uniti d'America, starei sempre male, anche se hai raggiunto il massimo degli obiettivi. Se invece tu stai bene, sei riuscito con un percorso interiore a trovare un equilibrio, potrai fallire anche 100 obiettivi, tutti gli obiettivi che ti poni nella vita e starei bene lo stesso. Poi, ok, gli obiettivi raggiunti ti possono dare una gratificazione, uno sfizio, ma la stessa gratificazione che ti compri un telefonino nuovo, un computer nuovo. No, c'è un pochettino, wow, il nuovo gioiellino lo usi, ci pastrocchi un po', nuovo, pulito, no? Sai quando si compra un computer nuovo che è tutto bello pulito, i primi giorni lo si pulisce? C'è un po' la novità, però nessuno baserà la propria felicità sul computer, o almeno non si dovrebbe. Stessa cosa agli obiettivi, stessa cosa alle passioni. È chiaro che una passione è più importante di un computer o di un cellulare che si compra, però non bisogna essere dipendenti da niente per quanto riguarda le cose esterne. Dobbiamo volerci bene indipendentemente da quel che succede e indipendentemente da quello che ci dicono gli altri. E dobbiamo uscire, anche questo dice la Diva, dai condizionamenti. Questo vale in tutto nella vita, in amore, nel lavoro, negli sfizi, nelle passioni. Dobbiamo smetterla di farci condizionare da quello che ci hanno detto magari i nostri genitori o da quello che ci ha detto la società. Poi magari i genitori ci hanno detto anche alcune cose giuste, ma dobbiamo imparare a capire quali sono le cose giuste che ci hanno detto e quali le cose insensate. La società ogni tanto può, raramente, dice cose giuste, dobbiamo imparare a capire quali sono le cose giuste e quali le fesserie. Basta pensare in un modo perché tanti la pensano così. Questo è un mondo che va di merda perché la maggior parte della gente pensa male. Ok? Basta pensare che la maggioranza ha ragione, la maggioranza finora nella storia dell'umanità ha sempre sbagliato. Quindi orgoglio per noi stessi, impariamo a volerci bene, impariamo a fregarci se gli altri ci dicono contro, dobbiamo vivere cercando di essere autentici, non schiavi degli altri, non schiavi della società e soprattutto dobbiamo capire che se per caso abbiamo dei vuoti che vengono dal passato, essi non si colmeranno con cose al di fuori di noi. Dobbiamo lavorare con noi stessi e iniziare, io valgo. Sia che vada male a scuola, sia che vada bene, sia che venga retribuito con 3.000 euro al mese, sia con 1.000, io valgo sempre. E se è qualcosa che non va bene in me a livello caratteriale, cerco di migliorare, ma non perché gli altri reputano alcune cose miei di difetti, perché io penso che alcune cose siano dei difetti, non perché me l'ha detto qualcun altro. Bene ragazzi, io spero che il mio video sia piaciuto. Ciao Diva! Non so se tu sei arrivata fino alla fine. Se sei arrivata fino alla fine e vedi questo video, scrivi che sono arrivata fino alla fine. E anche tutti gli altri eroi e eroine del mio canale, scrivetelo. Sono arrivato fino alla fine. C'è qualche divetto fra voi che mi ha visto per la prima volta? Scrivetemi, sono una divetta e sono arrivato fino alla fine. Sono un divetto e sono arrivato fino alla fine. Ci vediamo
Domani sabato faccio la live, quindi Barco Consapevole live del mio canale, poi ci vediamo la prossima settimana per nuove 5 lezioni di vita. Perché io faccio i video tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, quindi 5 video, e poi sabato faccio la live. La domenica mi riposo. La domenica Dio si riposa d'altronde, no? Ciao!